Il compito del subconscio è quello di creare la realtà ricavandola dal modello. Le neuroscienze ci dicono che per il 95% della giornata affidiamo la nostra vita ad un pilota automatico, la mente inconscia, e soltanto per il 5% alla consapevolezza, la mente conscia. Quindi, se siamo stati mal programmati, continueremo a creare esperienze negative nella nostra vita. Mi domando, nell'infinito mare delle possibilità nel quale siamo immersi, perché insistiamo a riprodurre la stessa realtà? Perché è così difficile per noi prendere coscienza di poter contare su infinite scelte? Il problema sta tutto nel fatto che la vita vissuta non riflette ciò che vogliamo, ma il programma ricevuto. L'unica via d'uscita è rappresentata dalla coscienza. Soltanto se siamo consapevoli delle nostre azioni, non metteremo in funzione il solito nastro del registratore inconscio. Nel nostro lobo frontale c'è la nostra personalità, il nostro io cosciente. Il cervello riceve dagli organi sensoriali le informazioni provenienti dal mondo esterno e reagisce ad esse in modo rapido, in automatismo, in base alla sua conoscenza del passato. Ciò basta per definire i limiti della rete neurale, il network cerebrale nel quale è racchiuso il nostro modello di realtà. I neuroni si connettono gli uni agli altri grazie alle sinapsi. Più connessioni sinaptiche possediamo, maggiori capacità abbiamo di processare i dati. Se osserviamo la realtà circostante, ci accorgiamo della sua apparente materialità. Guardiamo l'edificio davanti a noi e lo valutiamo nella sua interezza. Eppure sappiamo bene che la sua unità funzionale è il mattone, come l'atomo lo è della materia. L'atomo e il suo mondo rappresentano il microcosmo. Se avessimo modo di osservarlo con i nostri occhi, scopriremmo che l'atomo è formato da un nucleo di protoni e neutroni circondato da una nuvola di elettroni che compaiono e scompaiono. Dal nostro viaggio dall'infinitamente piccolo, riporteremmo un paio di dettagli importanti. La materia stessa non è inanimata. Persino l'atomo di una pietra, avendo elettroni che ruotano attorno al suo nucleo, possiede energia vibrante. La differenza morfologica tra un albero, un carciofo, un coniglio e una bella ragazza è dovuta unicamente ad una diversa disposizione degli atomi. Le leggi del macrocosmo non hanno valore nel microcosmo. Non solo. All'inizio, l'infinitamente piccolo apparve agli occhi degli scienziati un territorio magico più simile al mondo fantastico di Alice che un'estensione del mondo naturale quale avrebbe dovuto essere. Indicativo fu a questo proposito l'esperimento detto delle due fenditure di Thomas Young. Facciamo conto di sparare attraverso uno schermo dotato di una sola feritoia una raffica di pallottole. Possiamo essere ragionevolmente sicuri che sulla parete opposta troveremo una serie di fori provocati dai proiettili. Se tra noi e il muro opposto ci fosse una piscina e creassimo nell'acqua una serie di onde artificiali che faremmo passare attraverso uno schermo dotato di una fenditura, l'onda che passa attraverso di essa provocherebbe sulla parete opposta una fascia bianca. Se facessimo passare le onde attraverso due feritoie, troveremmo sulla parete opposta uno schema detto di interferenza, che consiste in una serie di strisce bianche e scure, in dipendenza del fatto che l'energia delle onde si sia raddoppiata, come nel caso di un incontro tra due creste o due avvallamenti, o annullata, come nel caso di una cresta che abbia incontrato un avvallamento. Questo è ciò che avviene nel mondo fisico che siamo abituati a conoscere. Ma cosa accade se ci avventuriamo nel mondo dei quanti? Il quantum è il quantitativo più piccolo e indivisibile di energia o di materia con il quale si può entrare in relazione. Proviamo a sparare una raffica di elettroni contro la feritoia dello schermo. Essendo particelle elementari di materia, gli elettroni si comporteranno come le pallottole e disegneranno una normale banda d'urto sulla parete opposta. Di conseguenza, se sparassimo una raffica di elettroni contro uno schermo a due fenditure, dovremmo ottenere come per i proiettili due bande d'urto sulla parete dall'altra parte.
Invece, il risultato davvero singolare fu che la sventagliata di elettroni provocava, come le onde della piscina, un modello di interferenza. Gli scienziati decisero allora di sparare un elettrone per volta, ma non ci fu nulla da fare. Ogni volta che sparavano un elettrone, trovavano dall'altra parte dello schermo un modello di interferenza. Non solo, sembrava anche che l'elettrone si sdoppiasse per passare simultaneamente attraverso entrambe le fenditure. I ricercatori erano davvero sconcertati dai risultati dei test. Decisero allora di mettere dietro lo schermo un osservatore per scoprire una volta per tutte che cosa passava attraverso le fenditure. Ancora una volta, però, il mondo quantico dava dimostrazione di quanto fosse ancora misterioso. Nel nuovo test e in tutti quelli successivi, l'elettrone tornò a comportarsi da particella, producendo la banda d'urto e non più lo schema di interferenza come se fosse un'onda. Le implicazioni che se ne deducevano erano davvero sconcertanti. Sembrava che l'elettrone fosse cosciente di essere osservato e decidesse di agire in conseguenza. Fu in questo modo che i fisici entrarono per la prima volta nell'enigmatico mondo dei quanti e impararono una prima verità della meccanica quantistica. L'osservatore collassa la funzione d'onda semplicemente con la sua osservazione, ossia trasforma l'onda di energia in particella materiale, l'onda di possibilità in realtà.